Ho giocato a Pokémon Scarlatto e Violetto. Ho rigiocato il gioco perché mi si era corrotto il salvataggio. Poi ho giocato ai DLC della maschera turchese ed infine il disco indaco. Adesso è uscito l'ultimo evento del gioco dedicato al Pokémon misterioso collegato al cane, uccello e uomo. Quindi, finito questo, posso ufficialmente non toccare mai più questo gioco. E dai che siamo vicini alla fine! Per prima cosa sono andato online ed ho ricevuto in regalo la bacca pesca misteriosa, con la quale possiamo tornare a Nordivia e far iniziare l'evento. Ma mi avevano avvisato che ci potrebbe essere un problema per me. La mia preoccupazione è che io debba fare tutto il torneo con il capo palestra per concludere le quest degli NPC della gioco base prima di poter fare questo evento. Spero non sia così. Salve, tu no? Fra la merci noti un oggetto impolverato e non succede niente. Devo parlare con la vecchia? Devo... Non farmi fare tutti i capi palestra e l'evento del rematch. È solo spammare il tasto A per un'ora di nuovo perché sono a livello 90. Devo ribattere tutti i capi palestra per nessuna cazzo di ragione perché è un gioco di merda! È un gioco di merda! Va bene. Le mie preoccupazioni erano fondate. Per iniziare l'evento bisogna anche aver completato il rematch con tutti i capi palestra del gioco e fare il torneo scolastico di Paldea. Ma, avendo il team a livello 90... Ho spammato il tasto A per più di un'ora e dopo aver battuto tutti, ho finito anche i dialoghi con Pepe, Penny e Nemi. Credo che la logica sia che tu debba finire loro quest aggiuntive prima di poter giocare l'evento a Nordivia. Ma non c'è nulla di importante in questi dialoghi, quindi anche questo è un po' uno spreco di tempo immotivato. Ok, vediamo. Se ho fatto tutto, dovrebbe iniziare l'evento, no? Oh! Un'ora e... 50 prima di poter iniziare l'evento. Grazie Pokémon Scarlatto e Violetto. Sempre tutto velocissimo. Fra la merce varia noti un oggetto impolverato. Emana un fortissimo profumo dolce. L'oggetto si è mosso leggermente, ma forse sono la tua impressione. Ehi Jari, sono io Pepe. Mi è giunta voce delle tue grandi avventure. Un viaggio di studio, Che storia, com'è andata? Ma magari potrei fare un salto a casa tua, che ne dici? Ho una casa? Ma visto che siamo migliori amici è normale vedersi ogni tanto, o sbaglio? Beh, allora ho deciso. Tu abiti a Dosilla, giusto? Non l'avrei mai detto. Mi punti la pistola alla testa e mi dici: dov'è la città di partenza di Pokémon Scarlatto e Violetto? Non ho idea, non so il nome! Dimmi qual è il nome! Bocca di... Allora, mia via, ci vediamo di fronte a casa tua. A più tardi. Va bene, grazie Pepe, ti odio. È scomparsa... La... Spero abbia un bel design. Il tesoro dell'era zero, appendice, panico a verde giada. Ci incontriamo allora a Dosilla con Pepe, Penny e Nemi, che sono venuti a casa nostra semplicemente per passare del tempo insieme. Siamo venuti senza avvisare, eppure abbiamo ricevuto un'accoglienza da re. La mamma di Gia è proprio un asso ai fornelli. Vero? L'ho pensato anch'io. Per non parlare del suo fascino. True! Ragazzi, avete ancora fame? Posso portarvi degli spuntini nel caso abbiate ancora spazio? Ma no, si figuri. Non si preoccupi, siamo a posto così. So via, non c'è bisogno di essere così ingessati. Fate come se foste a casa vostra. Ricevuto. E si mette a piangere nell'angolino della stanza. Pepe lo farebbe. Ah, già è arrivata una lettera per te. È da parte di un certo Ribben, lo conosci? Spero non abbia più la testa a cipolla. Come on, niente più testa a cipolla. Jari, tua madre è incredibile. Non sai quanto me la farei. Quanto ti invidio. Comunque, perché non guardi cosa dice quella lettera? Apro, scemo chi legge. Ribbe. Cara Jari, come stai? Io ho preso una vacanza da scuola e sono tornata a Virgilia. Anche mia sorella è qui con me. Ti prego, smettila di farti mia sorella. Mi mette abbastanza in soggezione e non mi piace questo rapporto che avete. Non abbiamo più avuto occasione di rivederci dopo la vicenda del grande abisso zero, perciò mi chiedevo se ti andassi di venire a Nordivia. Sia io che Rubra vorremmo rivederti. Ovviamente anche i tuoi amici di Paldea sono i benvenuti. Nella busta troverai i biglietti per tutti voi. Ok. Avvisiamo allora gli altri dell'invito e tutti interessati all'idea di visitare Nordivia decidono di venire con noi. A Verde Giada veniamo accolti dal responsabile che ci offre un posto in cui riposare e da casa di Ribben e Rubra incontriamo il fratello minore. Oh, ancora i capelli a cipolla.
Va bene, signor Cipolla. Facciamo due chiacchiere normalmente, ma appena Nemi lo incontra, lo sfida ad una lotta Pokémon e lo distrugge. È in Piazza Loa che incontriamo anche Rubra, la quale però ha gli occhi viola ed è evidentemente impossessata. Per qualche motivo nessuno si comporta come se fosse una cosa incredibilmente strana e la riportiamo in casa in modo che nessuno possa vederla. Ok. La sera allora ci incontriamo nel circolo comune per festeggiare il nostro arrivo. Nessuno prende neanche in considerazione l'idea di cercare una soluzione per riportare la normalità a Rubra. Ok. E nel mentre cerchiamo il telecomando per la TV, che è chiaramente più importante, Nemi scompare dopo aver fatto un salto alla bottega lì accanto. Noi e Riben usciamo per andare a cercarla, ma veniamo immediatamente fermati da due abitanti, anche loro impossessati, che ci sfidano a lotta Pokémon. Tutte le lotte di questo DLC sono mostruosamente semplici e non sono in nessun modo paragonabili a quelle del disco Indaco. Vinto la lotta, continuiamo a seguire Nemi fino a raggiungere lungo la strada i nonni di Riben. Sua nonna però ha in mano un vassoio pieno di mochi viola, forza il nonno a mangiarne uno e... Oh mio Dio, quando li mangi vieni impossessato! Chi lo avrebbe mai detto? Sconfiggere ad una lotta le persone impossessate però non sembra riportarle alla normalità. Quindi l'unica cosa che ci resta da fare è continuare la ricerca di Nemi. Tornati a Verde Giada, ci incontriamo con Penny e Pepe, i quali dicono di aver visto qualcosa muoversi davanti alla bottega. Attenzione, cutscene. Cutscene Pog. Guardate lassù. Ehi, il pupazzo, sì. È quello che avevo visto io. È un drone? Non direi. È un Pokémon? Sua testa, nice. Carino. Oh, cos'è un mochi? È vagamente dolce, buono. Ah, meglio non mangiarli! Oh, ma che? Ah, tutto bene voi due? Ed anche loro cadono preda della possessione, sfidandoci così ad una lotta in doppio. Purtroppo il Pokémon misterioso, nonostante sia nel background, non fa niente durante questa intera lotta. Quindi, dopo una veloce vittoria, lui inizia a scappare. Lo rincorriamo fino al parco del cane, uccello e uomo, nel mentre l'intero villaggio ci circonda. È qua che finalmente incontriamo Nemi, la quale, nonostante sia sotto il controllo del Pokémon, riesce comunque a dire delle parole sensate. Ma, essendo Nemi, quelle parole significano soltanto che ci vuole sfidare. Nonostante abbia il team all'86, lei non può niente contro il nostro e non ho neanche utilizzato Guacco Pacco questa volta. Superato tutti gli ostacoli, il misterioso si trova con le spalle al muro e, a questo punto, è costretto lui a lottare. Voglio vederti per bene, apriti adesso per bene, voglio vedere per bene la faccia. Vuoi sfidare il misterioso Pokémon? Yes, sir. Picchia, runt. Mi fa strano il guscio esterno con questa luce e linee futuristiche. Sembra quasi dei varchi, fatta apposta. E la faccia è un pochino strana, questi sopracciglioni con una benda e il codino in testa. Non è brutto, ma secondo me potrebbe essere fatto più figo. Diciamola così: Terra Crystal, infestazione, ti apro il culo. Adesso scopriamo che aspetto e non possiamo colpirlo. Potrebbe esserlo, eh. Tanto guardate che framerate incredibile. Perché dentro c'è un sacco di gente e quindi il framerate va a 3 fps al minuto. Che non ha senso come frase, ma va bene. Quanti anni faccio? È spettro! Fuck! Va bene. Allora Ruppio Puppio è letteralmente inutilizzabile. Malia tossica. Ogni volta che mi avvelena mi causa anche confusione, eh? Ah, non male come abilità. Carina. Carina. Sfruttiamo comunque Ruppio Puppio e utilizziamo tuono onda. Ti prego non ti colpire. Bravissimo, almeno facciamo questo. Almeno fa una cosa Ruppio Puppio in questa lotta. Adesso ti paralizzo. No, congiura. Va bene. Sta baffando? Non mi piace. Allora Zikikiki con terremoto. Andrei con questa strategia qua. Perché è veleno spettro. Se in attacco un boss veleno siamo super resistenti. Spettro dovremmo essere tranquilli all'incirca. E terremoto lo spacchiamo. Congiura. Di nuovo? Ecco, questo è il momento in cui se avessi un Malamar nel team, uno dei miei Pokémon preferiti, il setup che gli fanno fare diventa inutile. Perché si trasforma in una mossa di merda da parte del Pokémon avversario. È paralizzato, let's go! Quanto anni fa con terremoto? Zikikiki, come on! Ok, buono. 3 colpi abbiamo vinto. Ah, no.
è un brutto colpo. Palla d'ombra lontano mi fa tantissimo perché ha fatto... ha tipo per 4 attacco ce l'ha aumentato. Non basta però shottarmi, ok? No, i danni comunque sono buoni anche se non ho fatto un brutto colpo. Forse perché non posso shottarle un singolo colpo? È scriptato apposta che in modo che io non possa shottarlo? Possibile. E allora facciamo così e ci curiamo un attimo. Basta che prendiamo una paralisi e siamo a cavallo. Abbiamo vinto, credo. Paralizzati! Let's go! Ma quanto l'ho chiamata! Ma quanto è andato perfetto questo evento? Non ho sbagliato niente. Non ho preso brutti colpi. Ho preso le paralisi quando servivano. Non, ho fatto anche io dei brutti colpi. Non mi farò un brutto colpo adesso, però. Per una volta non ci ho avuto una sfiga mostruosa. Buono. Fase 2. Forma alternativa. No, punto esperienza. È andato più lento. Ora rinchiudilo la Pokéball. Con quale frame rate? Cristo santo. In quale Pokéball sta bene? La Dream Ball. La Dream Ball. Decisamente la Dream Ball. È catturato. Peach Rant è stato catturato. Fammi leggere l'entry del Pokédex. Pokémon Dominio. Fa mangiare le sue vittime dei moci tossici che ne risvegliano potenziali desideri, per poi controllarle con una catena. I moci tossici risvegliano il potenziale ed i desideri. Chiaramente la descrizione del Pokédex si riferisce ai beni amici, ma perché allora tutte le persone che sono state impossessate durante questo evento sono diventate delle galline che dicono chi chi? In questo evento non abbiamo visto né catene, né potenziale, né desideri. Sicuramente come Pokémon misterioso questo è uno dei migliori degli ultimi anni, semplicemente per il fatto che, a differenza di tutti gli altri Pokémon misteriosi, ha ricevuto un evento. Però si poteva fare di meglio rispetto a Kiki. In ogni caso, catturato il Pokémon, l'ho soprannominato Primpolap, ed in questo modo tutti vengono liberati dalle sue inesistenti catene, riportando tutti i nostri amici alla normalità. Riuniti tutti, passiamo qualche giorno insieme a Nordivia e poi dobbiamo andarcene per tornare a Paldea. Riben, scusa se sono stato antipatico con te. Eh? Ma che dici? A me non è sembrato. Tranquillo, ti perdono io. Ok. Pepe, mi sa che con Ruber hai trovato pane per i tuoi denti. Scusatela, è fatta così. Ah, che cosa hai detto? Ehi, dico a voi! Vi conviene spiegarmi subito cos'è questa storia? Ho finito scatti, ho letto. Non devo più toccare il gioco. Ho finito! Ho finito! Ho finito! E adesso aspettiamo febbraio per vedere quale altra cacata ci propone Game Freak. Oh, il ciclo continua! Vi aspetto a febbraio per il Pokémon Day. Verrà annunciato un gioco bello ma tecnicamente insufficiente come Leggende Pokémon Arceus, o verrà annunciato un gioco brutto e tecnicamente insufficiente come Pokémon Scarlatto? O non viene annunciato niente perché siamo in quello strano limbo tra una generazione e l'altra e dobbiamo prima aspettare che venga annunciata Switch 2 prima di sapere qualsiasi cosa. In ogni caso non c'ho molto hype. Iscrivetevi!